Benvenuti di nuovo, siamo qui in presenza di uno degli arbitri del torneo, Shedi Aref, a cui chiediamo un commento. Salve a tutti, mi fa piacere essere qui oggi a arbitrare questo torneo. È sempre bello, diciamo, stare qui in compagnia tutti quanti insieme, vedere pure i bambini che si divertono e allo stesso tempo praticano uno degli sport che secondo me è uno dei più belli del mondo. E diciamo che comunque il lavoro dell'arbitro è quello di far divertire in primo luogo i bambini, però certo facendo rispettare le regole naturalmente. Quindi diciamo è anche abbastanza complicato, perché se devi fischiare un passi devi capire che devi farli giocare tutto quanto. Però comunque a me piace fare l'arbitro e provo in tutti i modi a farli rispettare le regole e farli divertire nello stesso momento. Ma io ho avuto modo di vedere un po' qualche stralcio di partita e devo dire che vi sei sembrato un arbitro abbastanza severo, nel senso sì, i bambini giocavano, però insomma c'era un grande rispetto delle regole. Forse questa è la cosa più importante per un arbitro, no? Nel senso che comunque fra i fondamentali che deve imparare un bambino in questa tenera età c'è anche quello appunto delle regole, per poter poi dopo imparare e diventare un atleta migliore. Beh sì, certo, in questa fase d'età, diciamo 2003, 2004, 2005, 2006 di questo torneo, i bambini devono divertirsi e le regole sono, diciamo, in seconda posizione. Però comunque se naturalmente sono fallosi o altre cose così, bisogna farli rispettare le regole. Naturalmente non è che li arbitro sempre i bambini piccoli, sono abituato a categorie che sono under 15, under 17, under 14, cose varie, quindi diciamo il metodo è diverso. Però comunque è severo, diciamo, non più di tanto, perché se mi dicono guarda, fischia tutto, io fischio tutto e mi metto, diciamo, d'accordo con me stesso e dico vabbè, ok, quello va bene, quello non va bene, quello lasciamo correre, quello di no, e così via. Ma allora facciamo adesso una domanda un pochino più diciamo terra terra. Siamo abituati, nel senso che vedere nel calcio a 11, che è un po' lo sport tra virgolette nazionale, a vedere gli arbitri un po' come capri espiatori di situazioni di gioco. Qual è la tua esperienza in questo senso nel basket, nelle categorie chiaramente di cui tu riferivi prima? Avete questo tipo di attenzione, diciamo, da virgolette, da parte del pubblico, o è un pubblico più educato, più tranquillo, più rispettoso, cioè delle decisioni arbitrali? Allora, io pubblico tranquillo l'ho trovato poche volte, raramente proprio, in tre partite massimo. Sempre. Allora, la cosa è questa: i genitori sanno che ci sono passi, doppie, falli e cose varie, e quindi li dicono alla rinfusa, appena gli capita lo dicono, perché così fanno no arbitro, perché ne so, il bambino sbaglia, cioè il ragazzo, quello che è, e allora capiscono che forse c'è stato un fallo, forse un passi, qualcosa, e devono subito la colpa all'arbitro. Però ovviamente l'arbitro, allora, la prima cosa, non deve proprio neanche girarsi a guardare i genitori, deve soltanto pensare a gestire il gioco, a far seguire le regole e a fischiare, ovviamente, giusto. Però il pubblico, cioè, è abbastanza ignorante, diciamo, perché non, cioè, pensa soltanto a pensa solo che i figli hanno ragione e, diciamo, gli altri no. Così ho capito, quindi diciamo che cambiano gli sport, ma l'atteggiamento nei confronti dell'arbitro è purtroppo sempre lo stesso. E ringraziamo ancora una volta Shedi Aref per quello che ci ha detto e gli auguriamo un buon proseguimento di torneo. Grazie.